Buono, a me mi dà una botta e ci mette anche un limone. E questa cosa, regà, dobbiamo arrivare almeno 150 like. Non ci arriverà mai. Ciao Brullaia, benvenuti in questo nuovo video del Brothers. Io sono Rick, siamo qua insieme a Cristo Game. Okinawa, ragazzi, la splendida location del roaming, secondo me. Eccolo qui, l'immondizia. Qua ci stanno i youtuber falliti. Ciao Gucci. Oggi, dopo un anno dall'assenza di questa serie, che comunque portavo ogni volta che andavo in una fiera, ovvero il Road to March, dove andremo ad assaggiare cose che a parer mio sono, oltre che strane, anche defecanti, da un certo gusto papillativo, questo verso qua. Andiamo un attimo a vedere le cose che abbiamo. Un noto marchio Rubicone, che probabilmente ci ha rubato i soldi, perché sta la tratta, non so quanto è venuta, ma ho speso 17 euro. Questo qua, che dovrebbe essere al melograno, dovrebbe dovrebbe. C'è anche una quantità salina minore dello 0,04%, quindi molto interessante. Però lo andremo a diluire con questo latte di melone, nel senso, a me il melone già fa cagare. Di conseguenza cagheremo a spruzzo tantissimo. Intanto lì ci sono tracce di vomito di altre persone che hanno già provato questo esperimento. E per riprenderci da quel sapore di melone, abbiamo comprato questo qui, che ci sembrava all'uva. Ma all'uva, leggendo qui, se si legge, è gusto melone. Melone, melone. Questo, ragazzi, attenzione, è abbastanza esplosivo. Esplosivo. Tutto in vetro, l'abbiamo pagato 5 euro, non lo so. Porca, però. Madonna. Ma diciamo che il liquido va accompagnato con qualcosa di solido, quindi se cagheremo a spruzzo, un po' di carta ci vuole. Oddio, questa gli assomiglia un po'. Allora, ragazzi, ci sta. Per chi si ricorda, per i vecchi affezionati al video, se non sbaglio, del Lucca Comics, l'avevo assaggiato. È quello al matcha, avevo assaggiato. Mentre questo ha detto che è... Sì, questo è tipo una radice. A me mi sembrava tipo più merda, però è la radice del taro. Ora, io il taro non so cos'è. Sarà un criceto tipo Antaro, quindi non lo so, lo andremo. Cazzata. Mentre, per concludere, Gioreo Giappo Minchiesi. Ma questi sono al wasabi e alla... all'uva. No, Madonna. È uva e pesca, teoricamente. Poi uva ci sa pesca, che qualche frutto essere giapponese, non si sa che cos'è. E poi c'è gente felice dietro, vedi come ride questi. Quindi, questo è proprio intossicato. Secondo me significa che è roba buona. Questa è roba buona. Direi di partire con l'ureo, che a parer mio è la cosa più sana fra io queste cose. Io non lo so, mi sta... Poi faremo anche assaggiare al nostro cavolo. Non le apri tutte, perché a meno se fanno cagare gli sì. Ci facciamo rimborsare. Qua dice: facci una foto mentre vomiti. Perfetto, vediamo un po' se il colore corrisponde esattamente a quello, questo chimico che c'è sulla cartoncina. Ok, apertura semplice, perché comunque 20 euro si devono sentire. Minchia, questo è Big Bubble. No, tipo gelsomino. Oh, che schifo! Gelsomino. Oddio, no, l'odore è buono. A me fa schifo. È tipo, guardiamo, fragola. Vediamo un po' il colore, se è abbastanza chimico. Cioè, è abbastanza acquarello fatto fermo, male. Ferma, ferma. Ma è metà, ma è verde, rosa. Metà sì, bianco, è metà rosa. No, è un verde, dovrebbe. Quindi, essere quello. Dovrebbe. Allora, com'è veramente e com'è in realtà. E com'è in realtà. Quindi questo, diciamo, corpo di Cristo, andiamo a Ceresio. Te, beccati sta pallotta. Oddio, lo sa molto. Quella parte, quella verde, fa schifo, odora. È uva, solo quella odora. Infatti solo quella si sente. È tipo le Big Bubble, quelle all'uva. Però sa parecchio di gelsomino. Ma che cazzo, io non so manco che è il gelsomino. È fiore. Io sembra tipo dentifricio. Che merda. Un pochetto di sale, è tipo mangia i fiori, è il gelsomino. L'insetticida, il profumo quello del bagno. No, non c'è la scienza di merda in bocca. Di zanzariera, quella roba lì. Mi è rimasta all'inizio, è buono, perché primo piano a Ceresio. Primo piano a Rick. Non l'ho neanche pagato, anzi ho pagato io quella per darmi sta merda. Perché non l'hai pagato? Ah, a me non mi ha pagato pappalino, ecco, ma schifo sta roba. Ragazzi, sa di fiori, gelsomino, è amato. Direi che possiamo amato buttarlo giù col latte di melone, dai, poi lo assaggio anch'io, dai, per rimanere in tema fruttifero. Questo secondo me fa veramente cagare sciolto. Manco che un schifo, bicchiere però. Che vai. Schifo. Non sento odore perché sono un po' raffreddato, però non sta né di latte né di melone. Speriamo non sia di coglione, che quello che sono io.
Possiamo vedere innanzitutto il colore fruttato, ecco qua. Che schifo! Ettore del merda! È leggermente fruttato, lo daremo. È bucciolo, no? Vediamo un po'. Guarda come scorre, va pure lento, va. Io andrei. Non è il liquido, schifo, è fra. Un sapore. Sa di melone, a me fa cagare però. Marchi... Ma l'odore sembra quello delle caramelle watermelon. Marchio Pocca. Sì. Sembra tipo le caramelle quelle, e come quelle al melone. Buone quelle. Oh. Devi vedere in marchio, sennò non ci paga. Eppure la marchetta di oggi l'abbiamo fatta, vai. Di melone, succo di melone, però nel latte, ragazzi. È melone. Mi sta smegma. E il latte, però è sciapo. Che vuol dire sciapo? Non può essere sciapo una bevanda. Non c'ha gusto, assaggiala, non sa di un cazzo. E poi l'assaggio dopo. Un cazzo. In arabo, quindi ovviamente roba giapponese. Ma che cazzo? Ma sì, cara, questo è arabo, eh. Raga, ma sto pure a cacassotto. Vabbè, queste sono bombe dell'Isis, le mettiamo da parte. Il latte è naturale, il succo, cioè, penso, il proprio più naturale c'è l'alluminio con cui l'hanno fatto. Ora? Allora, inizia a mangiare, poi questa è la bomba finale che andremo a scoprire dopo con la radice. Alla fine, quello vengo pure io a mangiare. Ma apriamo, questo è quello esplosivo che ci ha detto attenzione a come lo apri, perché ti potrebbe partire un occhio se ci metti la faccia vicino. Tanto sigillato ermeticamente, appro... Ah, ora mi ricordo, regà. Questo, come vi ho detto, dovrebbe essere una bibita frizzantina, non è malissima come cosa. Qua c'è una pallina di vetro e noi dobbiamo andare a spingere falla così. Falla vedere. Cioè, una pallina di vetro. Questo è al melone, occhio che potrebbe schizzare da tutte parti. Fra. Porca maluna! Vabbè, ce l'abbiamo fatta, come potete vedere. C'è questa pallina che sprigiona la chimica di questo coso. È un coglione di toro. Ora lo lasciamo un attimo rotolare nella sua frizzantosità, che poi rimane qua una bomba incredibile. Poi tutto farà cagare. Non ha odore. Alzato il cazzo. Mi sono lavato le mani. È melone frizzante. Oddio, la pallina. Comunque la bevi. Ma che cazzo dici? E mi risale su, eh? Vai, bevi. Giù. Ecco qua che si appresta a bere la soluzione. È parecchio frizzante. È tipo, non è malissimo, è molto tipo meglio. Tipo acqua frizzante e succo di melone mischiato. È molto meglio del latte al melone. Quanto me lo dai se me lo bevo a succo? Questo però, diciamo, è quasi approvato. Allora, qua possiamo vedere che il taro è presente al 47% di radici, quindi roba. Vediamo la scatolina, tutta. Vediamo la scatolina. Facci vedere la scatolina. Vedere, altamente tossica. Bella, poi sicuramente rosa. Sicuramente sarà così. Questa è pasta di riso. Cos'è una pasta di riso? Non lo so, ma così. Che cos'è una pasta di riso? Ciris, primo piano. Intanto, che cos'è una pasta di riso? Perfetto. E qua, ragazzi, packaging. Beh, dai, impressionante. A tema, ma che a tema pasquale. Qua ci abbiamo anche, penso, le salvettine umidificate per mettersele in gola, per vediamo, intossicarsi con quello. Cioè, guardate che posti incredibili dove vi stiamo portando. Amici, ragazzi, non mi ricordo. Oh, ragazzi, è fatta anche a me. Ciao. È devastante. Oddio, ma tira. Annusa. Porca maluna. No, è poi toccare di mangiarli tutti ora. No, coach, non fa capire, sono flosci. Aspetta però. Sono flaccidi. Che roba è? È ossigeno assorbito, c'è scritto. Ma questa si apre, si mangia? No, non si mangia, frate. Ma sei sicuro? Ma no, che non si mangia. Ma la cosa per... Bellissimo. Oddio, sento la svampa, fin di qui! Ma schifo! Che schifo! Ma che è, caffè? Non lo so, ma sono flaccidi! Tipo le palle mie. Allora, al tatto è come il fongo. No, come a me. Belle. No, è molto più flaccido del fongo. No. Oddio, ma l'interno è duro. Consistenza dura. A me non angelo. Ricca. Ragazzi, sembra, è tipo la figa del... È un pochino, sa. All'interno è floccido. Non sappiamo se è zucchero o muffa.
Ma ci fidiamo, qua abbiamo anche la spaccatura vaginale che comunque ci può stare. Per morso. No, no, devi morte proprio con... Ah, senza... Ma mettetelo tutto in bocca, merda. No, senza... Tutto in bocca. Che schifo. È tipo marshmallow. Oddio la macchina. Dai, fa così schifo. Porco dai, lo provo pure io. Non è buono. Vai. Lo provo anch'io, dai. Vai. Non è buono. Allora, io a parte mi sto cagando. Sì. Madonna, che è farinoso, ti rimane qui. Mamma, che schifo. No, 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 devi mozzicarlo, pezzo, te devi mettere in bocca. Che? Sì, si leva da mezzo, perché sennò non c'è la cremina. Sì. Allora, la consistenza non mi piace. Ah. Vai. Assaporato. Guarda quanti morsi. Assaporato. Sa un po' di radice. Vai, mangio. Sa di taro. Sa di taro o di antaro. Bevici su. Ma che cazzo mi dà? Dagli, bevi. Tutto insieme, bevi. Frizza, ma che cazzo mi hai dato? Frizzanti, va! Rifatti la bocca, tu sta, rifatti la bocca, no? Con Oreo. Sì, tutto questo. Ancato. Rifatti la bocca, vai, tutto in bocca, tutto in bocca, tutto in bocca. Io questo video non lo volevo fare. Worn out places, worn out faces. Ribromix. Senti che bel sapore amarognolo che trascia in bocca. C'è rimasta l'ultima cosa da assaggiare, però è quella che, di cui ho più paura. L'esplosività in persona. Il rubicone. Fallo saltare in aria, Ceresio. Oh, raga, ma... Il raga, ma... tipo Red Bull a meno grano. No raga, una cosa di merda. Che odore è buonissimo. L'odore è tipo dolciastro. Ah sì? L'unica cosa che gli è piaciuta. Ah sì? Sì. Ah, un sì? Po' il nostro amico da Porta Romana. Non è, dolciastro, c'è un gusto un po' particolare. Tipo un po' di vagina no, morta? Sì, più o meno. A me sicuramente è un piscio di topo. Aromatizzato la fragola. Ah, oddio, mi ha salito su tutta la radice. No, è buono. Va schifo. Sì, di che sa? Di Red Bull. A me non garba Red Bull, te la vomito. Bevitela. Assaggio. Oh, non mi frega un cazzo, guarda che mi hai fatto fare. Manda giù. È buona. Sa di tè alla pesca, frizzantino, con il retrogusto di vino o spumantino? De vino. Allora ragazzi. No. Clip. No. Allora ragazzi, questi sono gli esperimenti che nella matematica si sa che meno per meno fa più. Quindi andremo a sommare del meno che fa veramente cagare con dell'altro meno. Schifo. Andremo ad innacquare. Basta, se no si sente solo una. Che appa il sapore. Occhio che macchia. Che schifo, buoni. che schifo. Basta. Bella, ma che mi piace questo. Oddio, fa vedere il colore. Mezzo rosa, mezzo rosso. Oh, non scuote tanto che diventa. Che è pesante dopo esplode. Oddio, è osceno. Oddio, è color vomito. Oddio, la merda. Oddio, no, Cocci, guarda il colore. Assomiglia no. A questo. No, questo. No, non si può fare. Biscotto della morte. Che schifo. No, io il biscotto della morte non lo piglio. Allora. Io posso prendere la bevanda, ma... tutto, pure il biscotto della... No. Pronto? Per questa cosa, regà, dobbiamo arrivare almeno 150 like. Non ci arriverà mai, no. 10 like, signori. Ma che 10 like? Me lo sto mangiando a merda. Va bene così. 50 like. A 50 like. Vai, a 50 like. Diego da solo. Facciamo fa Diego. Vada. Sì, metà, che fighetta di legno che sei.
Che schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Che Gesù! Madonna! Oh. Sta perdendo pezzi! No! No! Il mio zaino! Il mio cazzo di zaino! Che schifo! No, ha vomitato! Tu ma anche ricorda che cazzo hai fatto lo zaino mio! Perché poi io mi sto pure a cagare sotto! No, io questo video non lo volevo fare. Mi viene da vomitare solamente a vedere. Ma lo dobbiamo fare per il bene della scienza. Un saluto a mia madre che non sa neanche che ho un canale. Di no. Ragazzi, abbiamo questo qua. La combo incredibile. Tutto insieme. No, tutto, non no, mi rompe tutto, il cazzo. Tutto. Tutto. Tutto pure questo pure il biscotto. Tutto pure questo. Oh, ne rivedo che mangio. Dai, ho masticato un pochetto, guarda il mio, che schifo che è venuto fuori. Lo giuro, sa di sapone. Sa di sapone, ragazzi. Guarda la vena sua, a cazzo di fronte. Sta esplodendo. No, io non me lo mangio quello. Devo provarlo. Va bene, preparamelo. Dai. Oh, però lui non l'ha mangiato. No, ma vabbè, me l'ho mangiato. No, buttare mezzo. No, tutto, tutto. Tutto in bocca e poi ci bevi. Però se fai fai puttana, eh. Fai, vai. Venga tutto a prendere. Comincia a masticarlo e poi metti da bere. È tossica, te lo dico, io mi levo, perché vai giù. Caccia la va la faccia. One shot tricco. Massimo, massimo un pochetto, prima aspetta. Prima di mettere. Massimo, massimo. È lì è il difficile. Metti a bere, metti a bere. Massimo, massimo. No, fai cacare. No. Bevi un sorso che devi fare via. Bevi un sorso, bevi un sorso. Ma che cazzo dici? Bevi un sorso, fidati che te ne va il sapore. Bevi un sorso che te ne va il sapore, bevilo. Bevi un cazzo di sorso di quella roba che c'è in mano. Che non è che è buona. Che va bene, oh. Allora, non è fake perché sto piangendo. Ok, guarda. Fai cacare. Non è fake. Madonna, che troia. Te li metti a posto a cura. Ma che? Il video. Il video del Road to March può finire qua. Siamo qua proprio nella location ideale per concludere un video di merda. Si sta sentendo male perché veramente il cibo era di ottima qualità. E queste cose le facciamo un po', come dice Ciccio Gamer, per voi. Ragazzi, se volete, Ciccio Gamer dice anche Dio Matteo. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ricordi di lasciare un bel mi piace, un commento. 50 like, minimo. E alla prossima 150. Massimo, perché sennò troppo non va. Troppo va bene. Troppo dopo non va bene. Noi ci si vede alla prossima, fatemi sapere se volete ancora un altro video con questi individui. Tanto, raga, una volta l'anno si può fare una digestione lenta ogni tanto. Noi ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.